cielo! Non sapevo che le capre si arrampicassero così. Solo quelle di montagna. C'è una leggenda che ne parla. Ti racconto la storia, mio morbido amico a strisce. Inizia così. Tanto tempo fa, noi capre di montagna vivevamo nella foresta. Avevamo un capo impavido con grandi e lunghe corna, quasi come le mie. Un giorno ci siamo radunati in un prato per festeggiare il compleanno del nostro impavido capo. Eravamo intenti a festeggiare quando all'improvviso è scoppiato un incendio nella foresta. Il consigliere del capo lo avvertì dell'incendio, ma lui non volle fermare i festeggiamenti. Sperava che l'incendio divampasse verso l'altro lato, ma nessuno dice a un incendio dove deve divampare. Le fiamme circondarono le capre da tutti i lati. Ma cosa potevano fare le capre? C'era solo una via di scampo: salire sulle montagne in mezzo alla foresta. Ad ogni modo, le capre non sapevano arrampicarsi. Il capo si rivolse alla montagna, iniziò a lamentarsi degli alberi secchi. Dopotutto erano loro i responsabili di ciò che era accaduto. Se non fossero stati secchi, non avrebbero preso fuoco, così chiese aiuto, ma la montagna non rispose. Allora il capo pensò: di chi altri è la colpa? Ah ah, disse il capo, è colpa del vento per l'incendio, ha spinto le fiamme verso di noi. Ma la montagna non rispose. L'incendio si avvicinava sempre di più, diventava sempre più rovente. Alla fine il capo disse: lo so, è vero, è mia la colpa di tutto questo, sai? Volevo ascoltare le capre che mi festeggiavano, così non ho detto loro dell'incendio. Aiutami a salvare il mio gregge, ti prego, disse, e se vuoi io resterò qui. A quel punto la montagna aiutò le capre ad arrampicarsi, ci diede la capacità di arrampicarci sulle montagne e siamo riusciti a salvarci tutte. Da allora non abbiamo più lasciato la montagna.